Benvenuti al TG10, tra poco nel telegiornale l'apertura la dedicheremo alla vicenda Porto Rifugio di Gela, mentre i comitati si stanno organizzando per delle manifestazioni di protesta pacifiche in merito al mancato inizio dei lavori di dragaggio, oggi interviene il vice sindaco Simone Siciliano. L'esponente della giunta messinese dice che l'amministrazione è attiva e non c'è alcun ostacolo. Apriremo anche la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di due arresti e di una denuncia eseguiti a Gela dai carabinieri. Con le nostre telecamere abbiamo seguito il sit-in promosso dinanzi al Comune dalle associazioni ambientaliste di Gela. Spazio alle ultime notizie che interessano il Gela Calcio e parleremo anche di jazz, di questo e di altro subito dopo la pubblicità. Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla vicenda Porto Rifugio di Gela, mentre i comitati si stanno organizzando per delle manifestazioni pacifiche in merito al mancato inizio dei lavori di dragaggio, oggi ai nostri microfoni interviene il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano. L'esponente della giunta messinese dice che l'amministrazione è attiva e non c'è alcun ostacolo, sentiamolo. C'è un iter autorizzativo per il progetto di realizzazione del ripristino funzionale del porto che è in itinere, un accordo con Eni di cui si è già espressa un'intesa chiara sulla spendibilità degli oneri di compensazione per realizzare l'opera, che si chiuderà nei primi di settembre. Preciso che l'amministrazione a distanza di 20 minuti dal recepimento della proposta di Eni aveva già risposto, eravamo proprio in sede regionale con alcuni dettagli da curare nella stipula dell'accordo, quindi ha dato piena disponibilità e siamo pronti alla firma. Firma che comunque non blocca l'iter autorizzativo che deve andare avanti a prescindere. È chiaro che quindi la Regione attraverso la Protezione Civile deve individuare un responsabile unico di procedimento, il progettista o i progettisti che trasformino la proposta progettuale elaborata in condivisione tra amministrazione comunale e Protezione Civile in un progetto da portare a bando di gara. Quindi nessuna criticità, tutto sta andando a regola e quindi tanto fumo per nulla in un certo senso. Gela storicamente non ha mai avuto per incapacità politica un ruolo nelle autorità portuali, solo grazie alla nostra iniziativa di provare a creare una coalizione che vede Gela inclusa nel nuovo sistema portuale Augusta e Catania è stato possibile realizzare tra le cinque regioni di convergenza proprio in Sicilia la prima area logistica integrata d'Italia che vede nella coesione tra l'autorità portuale di Messina, quella di Catania, quella di Augusta, il porto di Siracusa e il porto di Gela, una coesione territoriale vasta che ci permetterà di ragionare nella logica di nuovi investimenti infrastrutturali presentando un piano da qui ad ottobre che includa anche il rilancio delle infrastrutture gelesi, cosa che ovviamente segue un iter diverso da quello del porto rifugio e va in autonomia. Proprio con me ho portato, giusto per fugare dubbi e sospetti che ormai vengono creati ad arte per strumentalizzare l'azione amministrativa, la copia dell'accordo di adesione tra appunto la Regione, il Ministero delle Infrastrutture, le autorità portuali, Gela, giusto per mettere in evidenza che grazie all'azione amministrativa condivisa con il Presidente della Regione, Gela fa parte di quest'area logistica integrata assieme appunto ad Augusta, Catania, Messina, Pozzallo eccetera eccetera. E questo è il documento in originale, queste sono le firme di tutti i partecipanti, giusto se qualcuno vuole mettere in discussione la veridicità delle affermazioni che l'amministrazione fa attraverso i media, ma evidentemente forse si era abituati ad altro. E adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di due arresti e di una denuncia eseguiti a Gela dai carabinieri.
Lo hanno bloccato con le mani nel sacco subito dopo il suo turno di lavoro. Adesso deve rispondere di furto aggravato e ricettazione. Lui è Angelo Iapichello, 58 anni, operaio gerese di una ditta dell'indotto. L'uomo ieri pomeriggio stava lasciando il complesso industriale dello stabilimento Eni dall'ingresso A, quando il suo incedere ha insospettito gli addetti alla sicurezza che hanno subito allertato il 112. I carabinieri hanno raggiunto subito il posto e hanno sottoposto a perquisizione veicolare l'auto di servizio utilizzata dall'operaio. E con somma sorpresa hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiale utilizzato nell'impianto. Si tratta di 180 manicotti di ottone per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari dell'arma di trovare centinaia di utensili da lavoro, punte da trapano, chiavi, cannelli per fiamma ossidrica. Arrestato, Iapichello è stato collocato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre i carabinieri di Gela hanno arrestato Grazio Pizzardi, 20 anni, volto conosciuto in ambito giudiziario. L'accusa è di resistenza e violenza pubblico ufficiale. Nel corso di un controllo del territorio, i militari dell'arma hanno intimato l'alta al giovane in sella ad un ciclomotore. Per tutta risposta, Pizzardi ha forzato il posto di blocco urtando il braccio di uno dei carabinieri in servizio, provocandogli alcune ferite. In seguito è stato fermato e condotto in caserma. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Pizzardi, lo scorso 4 agosto, nella sede del reparto territoriale, aveva rotto un tavolo in marmo e tentato di colpire più volte gli stessi militari. Un gelese di 20 anni, con precedenti per droga, invece è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti. Nella sua abitazione è stato trovato in compagnia di un altro pregiudicato intento a fumare uno spinello. Perquisita da cima a fondo la casa del ragazzo, i carabinieri hanno trovato, celato in una busta di plastica, un involucro contenente 15 grammi di hashish. E con le nostre telecamere abbiamo seguito il sit-in promosso dinanzi al Comune dalle associazioni ambientaliste di Gela. Il sindaco e la giunta hanno abbandonato le associazioni animaliste di Gela. Noi senza aiuto non ce la facciamo. Sono numerosi infatti i casi di randagismo e di mancata prevenzione che si verificano a Gela. E che fine ha fatto il centro di sterilizzazione presentato dalla precedente amministrazione e dall'ASP? Protesta dinanzi al Palazzo Municipale, un modo per sensibilizzare la Giunta a collaborare con le associazioni. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Il Mondo di Pluto. Noi chiediamo all'amministrazione quello che avevamo ottenuto negli anni passati, per cui la microcippatura, perché andarli a microcippare a Niscemi non sempre è possibile. Noi siamo solamente 3 volontarie attive, e dicasi 3. Quindi ci dobbiamo occupare di andarli a microcippare, di andarli a vaccinare, di custodirli, di accudirli, di farli partire. Cioè in 3, no? Alcune volte è difficile andare a Niscemi e dobbiamo ripiegare a Gela pagando, ma pagando con i soldi che non abbiamo, perché noi fondi non ne abbiamo più. Noi viviamo con le donazioni, alcune volte arrivano, alcune volte no. Per cui prima avevamo la microcippatura a Gela, avevamo iniziato ad avere la sterilizzazione, avevamo messo anche dei cani nel territorio una volta sterilizzati, 2 dei quali sono stati adottati pur essendo liberi nel territorio, per cui tutte queste cose sono venute a mancare e l'amministrazione, questa di adesso, è assente a 360 gradi, una sola riunione con il signor sindaco. Io dissi: chissà che cosa ci deve dire. No, ha parlato del randagismo come accalappiare i cani, ma no, a parte che non era una cosa nostra e poi non potevamo dare nessuna indicazione su come farlo, una sola riunione e via, il sindaco ci ha liquidati così. Ora questi canuzzi il signor sindaco non sa che sono suoi, la responsabilità è sua. Quindi noi come liberi cittadini non ci possiamo mettere a suo posto e uscire soldi di tasca nostra. Noi volentieri facciamo il volontariato, usciamo, ci perdiamo ore, perdiamo tempo, e però giustamente noi i fondi non ne abbiamo più. Prima ci hanno dato un fondo, non è che era moltissimo per carità, però era sempre qualcosa, cioè 1.500 euro. Non è che erano che si ci poteva scialacquare, ma qualcosa siamo riusciti a farlo. Adesso zero. A sindaco non interessa
Niente. Proseguono gli appuntamenti in merito ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima d'Alevanna, patrona di Gela. Ogni giorno alle 6.30 e fino al 7 settembre si terranno le preghiere del Rosario e della Novena della Madonna. Alle 7 la celebrazione eucaristica con omelia, alle 18.30 il Rosario e coroncina di Maria Santissima d'Alevanna. Oggi alle 18 confessioni, domani alle 21 si daranno appuntamento i gruppi del rinnovamento nello spirito. Venerdì 2 settembre alle 7.30 esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione, alle 18.30 Santa Messa con gli ammalati, alle 21 adorazione animata della Fraternità Apostolica, sabato 3 settembre Eucaristia con i gruppi di famiglia e benedizione della vita nascente, domenica 4 settembre alle 9.15 celebrazione dei cresimanti, alle 19.30 Eucaristia dei giovani fidanzati, lunedì 5 settembre alle 21 liturgia con le comunità neocatecumenali, martedì 6 alle 21 celebrazione alla Santa Madre di Dio, mercoledì alle 21 lucernario e solenni vespri della Madonna dell'Alemanna e giovedì 8 settembre festeggerà la Madonna dell'Alemanna a ricordo del rinnovamento della sacra icona. Ilenia e Armando hanno coronato il loro sogno d'amore con nozze da favola celebrate nel pomeriggio di ieri e proseguite nella incantevole location di Palazzo Mattina, nel cuore del centro storico di Gela. Un amore nato qualche anno fa e consolidato dalla nascita di un figlio che è fonte inesauribile di gioia per tutta la famiglia. Una giovane coppia di origini gelesi che ha voluto vivere il giorno più importante della vita proprio nella città del Golfo per godere di un affascinante scenario in riva al mare. Siamo contentissimi della location, della Dobby che ci hanno fatto e siamo fieri di aver scelto questo locale. Anche il tempo ha permesso questa magica serata e siamo contentissimi. Desideravo sposarmi al mare e con la scusa che abbiamo qualche parente abbiamo deciso di sposarci qua. Poi abbiamo trovato questa location che era fantastica e allora un sogno avverato. Ci siamo conosciuti qui e dopo abbiamo deciso di sposarci qui. È un'emozione incredibile, bellissima. Gli auguro tutto il bene di questo mondo agli sposi, a mia figlia, mia nuora e il bambino. Una soddisfazione immensa, per fare contenti i figli si fa questo e altro. I figli sono la nostra vita, quindi automaticamente speriamo che vadino avanti con tanta gioia e con tanta felicità. La mia figlia è bambina e poi tutto un tratto è una donna, perché la vedi con l'abito e vedi che deve andare da sola, anche se ha un figlio di 7 mesi, però è spettacolare vederla vestita, vedere la propria figlia vestita da sposa, è un'altra cosa. Chef, siamo nel suo regno, cosa state preparando? Il primo primo sono delle trofie con codini di scampi, gamberoni e una mousse di cime di rapa. Mousse di cime di rapa proprio perché è uno dei piatti più gettonati nella nostra cucina, perché mio padre è d'origine pugliese e quindi diciamo che diamo un po' di importanza alla sua terra. Cerchiamo di valorizzare tutti i prodotti del periodo e quindi cercare di utilizzare prodotti che sostanzialmente ci offre la terra e il mare nel periodo in cui ci troviamo. Il 90% dei matrimoni che facciamo sono tutti d'estate, quindi cerchiamo di valorizzare più dei menù a base di pesce. Una difficoltà e una gioia nel gestire uno staff così enorme? La difficoltà diciamo che sta più nel primo periodo, per cercare di farli entrare nella propria brigata come se fosse una famiglia. Poi, passando questo passaggio, alla fine si è tutti insieme come un'unica famiglia, quindi non c'è una difficoltà assolutamente, ma il lavoro diventa una gioia. Principalmente ci divertiamo. Palazzo Mattina si conferma una suggestiva e splendida location per i ricevimenti. La nostra famiglia ha fatto in modo di realizzare
una sala trattenimenti in centro storico con tutti i servizi possibili e le criticità superate che il centro storico stesso offre nella sua bellezza. È un evento che per noi è molto importante, è il primo matrimonio per la nostra struttura, ma è il primo matrimonio in centro storico, in una sala trattenimenti del centro storico di Gela. E un grazie va dato soprattutto anche ai nostri partner e alla nostra collaborazione, frutto anche di una stretta intesa con le nostre wedding planner che gestiscono l'evento nella perfezione. Abbiamo approfittato di una struttura importante che è il parcheggio arena e abbiamo dotato la nostra struttura di un transfer privato per gli ospiti dal parcheggio arena al Palazzo Mattina. Fra i tanti servizi abbiamo anche un servizio di sicurezza con guardia giurata dove garantiamo che tutto l'evento si svolga nella massima serenità e tranquillità. Il nostro compito naturalmente è quello di coccolare gli sposi, comprenderli e assicurarli che tutto vada bene e che questo sia, che il giorno del loro matrimonio sia il giorno perfetto che ricorderanno per tutta la vita. Anche al Comune di Gela è possibile presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva, una nuova misura di contrasto alla povertà. Il sostegno per l'inclusione attiva prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate, subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare istanza i nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro e nei quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. I cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande dal 2 settembre al 31 dicembre direttamente al protocollo generale del Comune di Gela. Per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del Comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PE, PP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Ed eccoci, seconda parte del telegiornale, che apriamo parlando delle ultime notizie che interessano la vicenda Gela Calcio. È tuttora in corso al Comune di Gela una conferenza stampa alla quale partecipa il sindaco Domenico Messinese ed anche l'ingegnere Angelo Tuccio. È chiaro che sul tavolo c'è proprio la vicenda che ormai si trascina da alcuni giorni a questa parte. Maggiori informazioni sul futuro, sul presente e sul futuro del Gela Calcio saranno fornite nel corso delle prossime informazioni. Ricordiamo ancora una volta che la conferenza stampa è tuttora in corso e ieri sera i tifosi hanno fatto sentire la propria voce. Non bisogna dimenticare quanto è stato fatto negli ultimi anni e non bisogna, hanno sottolineato, disperdere il patrimonio della Serie D. Vediamo. Noi siamo il Gela Calcio!
hanno fatto sentire la loro voce, perché il Gela Calcio siamo noi, sono scesi in piazza perché innamorati del biancazzurro e non vogliono perdere, così come è accaduto nel 2011, un patrimonio costruito domenica dopo domenica. Nessun attacco a nessuno, ma vogliono fatti concreti, immediati. I tifosi sono in trepidante attesa, aspettano notizie positive dal Palazzo di Città, dove da alcuni giorni si susseguono incontri per non cancellare una Serie D conquistata col sudore. Finora delle trattative avviate ne è rimasta solo una in piedi, si tratta di una cordata di imprenditori che vivono nel nord Italia ma gelesi di nascita. Si sta cercando in tutti i modi di salvare il salvabile ed intanto il tempo scorre inesorabilmente. Domenica comincia il campionato e il Gela da calendario dovrà giocare a Pomigliano d'Arco. Ci giocherà? Si riuscirà in tempo utile a chiudere il cerchio sulla vicenda? Fin quando ci sarà un briciolo di speranza, così come riferito giorni addietro dal tecnico Totò Bruccoleri, nulla è perduto. Tocca agli attori principali di questa storia venirne a capo, subito. La mazzata, inutile nasconderci dietro un dito, è stata tremenda. Mai nessuno poteva solamente immaginare quel che sarebbe accaduto. Si rischia realmente di perdere la Serie D. Intanto, dopo Strumbo e Biondo, un altro giocatore biancazzurro ha fatto le valigie. Si tratta di Salvatore Mincica, che si è accasato al Città di Sant'Agata nel campionato di eccellenza. Sono aperte le iscrizioni all'ultimo corso SABEX REC dell'anno 2016, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso, autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive, sarà avviato il 16 settembre. Si svolgerà presso la sede della Confcommercio Ascom Gela in via Cicerone 104. Tutti gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al corso entro e non oltre il 2 settembre presso la segreteria della Confcommercio Ascom Gela dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni c'è anche un numero telefonico 0933 939718. Giunto alla sua quinta edizione, torna anche quest'anno il Gela Jazz Festival. L'evento si terrà dal 5 all'11 settembre all'Eschilo Lab. Il Gela Jazz Festival rientra tra le manifestazioni estive promosse dal Comune. Una serie di eventi che dal punto di vista dell'amministrazione comunale consentono ai turisti di poter permanere qui per più giorni e quindi rimanere nella nostra città e quindi stimolare un'economia intorno a questo festival della musica. La chiesetta San Biagio è un edificio storico importante che si trova in una zona della città che viene sempre dimenticata dagli eventi e il teatro Eschilo, che invece è in bando per la nostra città, la possibilità di avere un teatro comunale che non hanno tutte le città della Sicilia. Intanto io sono molto contenta e orgogliosa di essere riuscita ad organizzare la quinta edizione del Gela Jazz Festival e che insomma che un grande maestro Barry Harris abbia accettato di ritornare anche per la terza volta a Gela. Questa è un'occasione importantissima per la nostra città, perché avere due grandi maestri come Barry Harris e Steve Kogut a tenere seminari e concerti nella nostra città è un richiamo per tanti musicisti che infatti stanno arrivando qui a Gela dagli Stati Uniti, dall'Olanda, dalla Germania, dall'Armenia, dalla Tunisia, dall'Austria, dal nord Italia e anche dalle città italiane tipo Palermo, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, Enna. Questa è una crescita culturale, è già in atto da 5 anni e ogni anno è sempre più in crescita, si incrementa sempre di più. I seminari sono organizzati in questo modo, dalle 9:30 del mattino alle 7:30 di sera, siamo alla chiesetta San Biagio, e i concerti invece si terranno al Teatro Eschilo Lab dal 5 all'11 settembre, tutte le sere, e ci sarà un concerto con a seguire la Jam Session, dove parteciperemo tutti i partecipanti appunto al seminario. Da non perdere il concerto del 9 settembre del maestro Barry Harris. E continuano gli appuntamenti con l'estate gelese. Oggi alle 21, dramma classico. Nei luoghi storici dell'Acropoli sarà rappresentato il Prometeo incatenato di Eschilo, promosso dal gruppo archeologico Geloi con la collaborazione del Museo Archeologico, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la Proloco e la Casa del Volontariato. La regia è di Biagio Pardo del Piccolo Teatro Città di Gela.
Alle 22.30 invece nella Villa Garibaldi l'associazione Il Giardino delle Muse terrà una performance di musica contemporanea. Continua nel quartiere residenziale di Macchitella la rassegna The Lady is Tramp, promossa dal direttore artistico Francesco Castellana, con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Tranito alla produzione tecnica. Oggi alle 22 si esibirà proprio Anna Salsetta accompagnata da Francesco Greco. Ultimo appuntamento con il Teatro Sotto le Stelle all'Arena all'Aperto di Macchitella. Sabato 3 settembre alle 21.30 la compagnia Antidoto porterà in scena La Fortuna con la F maiuscola. L'ingresso, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi. Nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale vi informeremo, come dicevamo, sulle ultime notizie che riguardano il Gelacalcio, la vicenda Gelacalcio, con una conferenza stampa che è tuttora in corso al municipio di Gela. Grazie e arrivederci.